nome comunque è un nome che mi piace, entusiasma, piace così così, piace moltissimo, com'è? Piace moltissimo, questo mi sembra evidente. È naturale, era una domanda retorica. Ma piace moltissimo l'interesse del paese. Però io adesso abbiamo appena sentito uno dei membri della maggioranza, il Nuovo Centrodestra, avete un po' rotto la maggioranza, un po' diciamo irritato la maggioranza. Io credo ci sono ancora 24 ore di tempo per convincere. Per, no, perché ciascuno si convinca che Mattarella è, che Alfano credo stimi e conosca da tanti anni, è un punto di riferimento serio per gli italiani e per tutti noi che abbiamo a cuore il bene dell'Italia. Scusi, adesso Giovanardi ha detto, per esempio, non discutiamo la persona, ma è Renzi che ha usato una persona onorabile per fare una qualche cosa che non doveva fare. Quindi scusate, mi sembra che Renzi, io credo che possiamo inventarci di tutto, ma Renzi questa volta ha seguito un percorso trasparente, ha parlato con tutti, ha scelto i profili che dovevano essere profili di arbitro politico, esperto di attività istituzionali, amante e garante della Costituzione, con un altro profilo di moralità e integerrimo. Questo profilo gliel'hanno dato e credo che rispetti tutti i punti per essere Sergio Mattarella. E quindi mi auguro che l'NCD, ma se già Berlusconi ha... L'NCD ha già detto una delle tre maggioranze, una delle tre palline potrebbe anche a un certo punto rotolare, cadere, uscire. Ma guarda, ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Io so solo il presidente Berlusconi ieri ha chiamato Mattarella per comunicargli che voterà scheda bianca con un buon tono istituzionale che è anche qualcosa di più. Io mi auguro che gli alleati di governo vogliano fare quello che si deve condividendo non solo un percorso di riforme ma anche la guida del paese.